Popolo di nerd, mi iscritti tutti e popolo tutti YouTube, bentornati ancora una volta su Master Chief Trixo, benvenuti se non ci siete mai stati. Come avrete già letto dal video, avrete già capito che si tratta di un unboxing. Vi ho detto nel video precedente che a più o meno un paio di giorni sarebbe arrivato un altro pack, un unboxing interessante. Ecco qua il pack, ragazzi, è arrivato proprio oggi, con un giorno di ritardo. Purtroppo era previsto nella stessa data in cui ho ricevuto tutto il lotto della PSP e dei giochi, ma ci sono dei ritardi, quindi era venuto un giorno di ritardo. Comunque ce l'abbiamo qui, ragazzi, come avrete letto già dal titolo. Si tratta dell'unboxing del nuovo Elgato HD60, quindi andiamo un pochino a vedere com'è questo apparecchio. Allora, finalmente ci siamo. Siamo pronti per unboxare il nostro Elgato HD60. Questo apparecchio chiaramente mi consentirà di registrare finalmente a 1080p 60fps, quindi garantendovi una qualità maggiore di visione e sicuramente dando una qualità superiore ai video. Come potete vedere, ancora bello con il box di Amazon. Andiamo a unboxarlo, che ripeto è proprio arrivato, l'ho lasciato tutto impacchettato per fare l'unboxing completo con voi. Forse non abbiamo neanche bisogno del cutter, anzi sì, prendiamo il nostro cutter, tiriamo via un po' di nastro. C'è da dire che comunque Amazon fa dei bei pacchi. Eccolo qua, abbiamo qui il nostro Elgato, spero che si veda abbastanza bene. Eccolo qui il nostro Elgato HD60, vediamo un pochino se riesco a avvicinare un po' di più la videocamera. Ok, quindi abbiamo il nostro Elgato che cattura HD60, come potete vedere è pensato appositamente per la nuova generazione di console. Adesso andremo anche a vedere perché. Questo chiaramente, ragazzi, poi vi farò vedere la comparazione con la vecchia periferica. Come vedete già la confezione è più sottile, hanno anche il foro per poterlo appendere nei negozi, anche se a dire la verità non ho mai visto un Elgato in un negozio di elettronica o quant'altro, ma sempre soltanto su internet. Quindi vediamo retro la confezione. Come potete vedere già la confezione è sottilissima, ciò vi fa capire che è un prodotto sottile. Quindi vediamo qui cosa c'è scritto: Next Generation Quality, ok, quindi qualità di nuova generazione, H264 avanzato, che okay, tutto quanto, tutto scritto in inglese, comunque tante belle cose. Sostanzialmente quello che ci interessa a noi è che con questo Elgato possiamo registrare a 60fps in 1080p, mentre il vecchio Elgato consentiva solamente la registrazione in 60fps, fino a 60fps a 720p o a 30fps normalmente, perché le vecchie console fondamentalmente avevano i giochi che giravano a 30fps medie, o in 1080p a 30fps, mentre con questo decisamente avremo una fluidità maggiore. Quindi andiamo ad aprirlo subito, lo unboxiamo, perché lo stavo aspettando. In realtà ero un po' indeciso se prendere questo prodotto, perché in realtà vorrei fare qualche gameplay un pochino di qualità superiore. Vi ho anche detto che volevo fare dei gameplay di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e volevo farli in buona qualità. Pensavo di fare una serie, addirittura, se non una miniserie. Quindi buttiamo la carta che non ci serve più e andiamo a togliere il box. Come potete vedere, chiaramente qualche anno fa vi ho fatto vedere anche l'unboxing dell'Elgato, insomma, la prima versione. E quindi andiamo ad aprire il box e troviamo subito l'Elgato. Come possiamo vedere, andiamo a prenderlo. Ecco qua, questo è il nuovo Elgato. Chiaramente ci sono delle porte che sono state eliminate. Come potete vedere, qui c'è la porta d'ingresso HDMI, la porta audio che può servire magari per trasmettere la chat di gioco qualora giocate online, e la porta USB chiaramente che serve per collegarlo al computer, più la porta di output che è quella che poi va al televisore. Se avete poi chiaramente qualche dubbio nel collegamento, qui come potete vedere ci sono tutti i simboli che vi indicano come va collegato l'Elgato, quindi molto semplice. Questo lo mettiamo un attimo via e poi in questo compartimento chiaramente troviamo la cavistica, quindi abbiamo qui il cavo USB. In questo caso io posso usare anche quello del vecchio perché tanto sono identici. Cavo USB e cavo HDMI, come potete vedere. Chiaramente manca un cavo in meno, abbiamo anche uno sticker qui. Manca un cavo in meno perché
nella vecchia versione vi andrò a far vedere che c'erano anche dei cavi, i cavi AV, che sono stati eliminati con questa versione dell'Elgato, perché chiaramente ormai le nuove console registrano esclusivamente in HDMI. Quindi questo per farvi vedere una piccola comparazione è il vecchio Elgato che è in Capture HD. Come potete vedere, questi sono gli ingressi. Qui c'era l'ingresso AV che consentiva di registrare da PlayStation 3 o da altre console di vecchia generazione. Chiaramente era possibile avere anche l'ingresso composito, si collegava tramite questa, questo cavo, quindi c'erano i classici RGB per il composito più l'audio separato, e si poteva registrare la PlayStation 3, che come sappiamo aveva il blocco, quindi necessitava poi di un cavo proprietario, c'era anche un altro cavo, oppure le vecchie console come il NES, il GameCube, le vecchie PlayStation, insomma ci permetteva di fare anche questo, oltre chiaramente la presa HDMI per registrare da Xbox e tutte le altre console, insomma, che hanno un'uscita HDMI. Qui c'era insomma l'out e l'ingresso USB, e da questa parte possiamo vedere chiaramente che è molto più fino il nuovo Elgato HD60 rispetto al vecchio Elgato, insomma, oltre che hanno dato una finitura opaca al nuovo Elgato rispetto a quella lucida, che lascia molte ditate, cosa che alla fine non ci interessa sul dispositivo. Inoltre qui nella linea centrale, questa linea centrale dovrebbe illuminarsi quando noi registriamo, dovrebbe essere bianca quando è in stand by e rossa quando praticamente è in registrazione, ma alla fine noi non andremo a vederlo, però se ce l'abbiamo esposto fa decisamente una bella figura. Chiaramente ragazzi, il programma che deve essere usato per l'Elgato HD60 è il medesimo che si usa per il vecchio Elgato. Non sto neanche a farvi vedere ragazzi l'installazione, perché il collegamento è semplicissimo. Se avete visto il mio vecchio video potete andare a vedere come si collega, eventualmente se non l'avete visto comunque andatevelo a vedere perché è presente nel canale. Il collegamento ragazzi praticamente è uguale, il programma è identico, quindi non c'è bisogno che ve lo faccia vedere. Semplicemente potete andare a scaricarlo dal sito www.gamecapture.com e andate a scaricare poi la versione del software più adatta al vostro sistema operativo. Vi basterà installarla, collegare il vostro Elgato HD60 al PC e iniziare la registrazione tramite il programma. Bene ragazzi, come possiamo vedere il vecchio e il nuovo dispositivo, vi ho fatto vedere un po' a grandi linee come è fatto il nuovo dispositivo. Non vado ora sinceramente di iniziare ad utilizzarlo, a portarvi qualche gameplay, vediamo un pochino se riesco a fare un quality test da legare al video, dipende adesso in base al tempo che ho, ci provo ma non vi garantisco niente. Comunque vedremo quanto prima di fare qualche gameplay con questo nuovo dispositivo, perché sono veramente ansioso di cominciare i nuovi giochi che mi sono arrivati, a partire da Naruto Ultimate Ninja Storm 4, poi magari fare qualche gameplay anche di Sebastian Leone Rilievo, che è un gioco interessante. Quindi ragazzi, io vi prego, se vi è piaciuto il video, come sempre, di mettere un bel mi piace, non vi dimenticate. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché siamo vicinissimi ragazzi ai 2000 iscritti, traguardo importantissimo ragazzi, sono veramente contento, quindi grazie a tutti voi che continuate a seguirmi e supportarmi, e a questo punto ci vediamo al prossimo video. Un salutone da Master J e alla prossima, ciao!